Buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. In questo video mi sono ricordata di salutarvi, cosa che non è successa nell'ultimo video. Tra l'altro io i miei video non li guardo quasi mai e guardando quell'ultimo video mi sono resa conto che alle volte sembro un po' analfabeta o comunque un po' poco intelligente. Allora, ho detto scaramanzia piuttosto che superstizione, ho detto improfumato piuttosto che profumato. Vi chiedo scusa, sono sicuramente più intelligente, ma soprattutto più dotta di così. Il punto è che quando parlo sempre molto, molto di fretta, come ora, e ho un sacco di pensieri che mi vengono in mente, ma faccio fatica ad articolare le parole. Cercherò sicuramente di avere un linguaggio più appropriato e forbito, di modo che voi non pensiate che io sia un po' così. Così non mi viene l'aggettivo e quindi utilizzo il termine così in maniera decisamente inappropriata. Allora, sono tornata dal lavoro, settimana infernale, voglio raccontarvi due cose. Chi mi segue su Instagram, una delle due cose la sa già. Praticamente ieri mattina esco per andare a prendere il treno, chiudo il computer che era sulla scrivania di Federico, perché avevo lavorato in smart i giorni precedenti e non l'ho arrestato, cioè non l'ho spento, l'ho chiuso perché ero un po' in ritardo, avevo paura ci fossero degli aggiornamenti da fare, quindi l'ho chiuso di modo che andasse in stand by per poi riaprirlo in ufficio ed eventualmente fare gli aggiornamenti. Peccato che arrivo in ufficio, muovo il mouse e il computer non dava segni di vita. Dico, bah, strano, magari insomma gli ho dato un po' fastidio chiudendolo in maniera così barbara, provo a spegnerlo. Lo spengo, lo riaccendo, finalmente si riaccende e mi accorgo di aver preso il computer di Federico, perché i nostri computer sono sulla stessa scrivania. Di solito il mio computer è centrale, quello di Federico è sulla sinistra del tavolo, perché comunque lui lo usa meno, o comunque non lo usa affatto, quindi io di solito lo tengo centrale. La sera prima Federico aveva invece usato il PC e aveva cambiato posizione ai due computer. La cosa bella è che quando sono andata ad infilarlo nello zaino, io mi ero resa conto che fosse più grande, però siccome sono una disordinata cronica, e voi lo sapete, ho pensato che ci fosse qualcosa nello zaino che dava fastidio al PC, quindi ho spostato il PC nella tasca davanti e sono riuscita a chiuderlo. Vabbè, alla fine sono riuscita a lavorare lo stesso, dovevo fare un lavoro con mio collega, quindi insomma abbiamo lavorato su un PC e mi sono un po' arrangiata. Stamattina faccio per uscire di casa e mi viene in mente che non avevo il badge per entrare in ufficio. Cerco il badge nelle borse, in tutte le borse che ho utilizzato queste due settimane e non trovo nulla, non lo trovavo. Allora, ho perso mezz'ora, quindi ho deciso di prendere il treno dopo per trovare questo benedetto badge, di modo che potessi entrare senza chiedere alle ragazze della reception di darmi un badge sostitutivo, anche perché mi era venuta un po' d'ansia. Alla fine il badge non è saltato fuori e ho dovuto dire di averlo perso e chiedere un duplicato. Allora, settimana che è iniziata malissimo, che sta finendo ancora peggio, speriamo che non capiti più nulla. Allora, sono appena tornata dall'ufficio, infatti, come potete vedere, sono vestita ancora da ufficio. Vedete che perdo le parole? Potrei rifare questo pezzo, ma non lo faccio perché voglio farvi vedere fino a che punto posso arrivare. E sono entrata e vi faccio vedere in quali condizioni ho trovato la cabina armadio dei ragazzi, ragazzi che sono a casa da scuola e quindi si sbizzarriscono nello sparpagliare cose dappertutto. Allora, stranamente, stamattina sono uscita e c'erano cose sparse ovunque.
Adesso sono rientrata, non ho guardato in cabina armadio, volevo farvi vedere e sistemare, ma in realtà devo dire che non c'è nulla in giro. Si vede che papà li ha un po' shakerati, si dice shakerati, si può dire, insomma ci siamo capiti, e gli ha fatto sistemare tutto. Ovviamente quando intendo shakerati intendo sempre con le buone maniere, i miei bambini sono bambini con cui parliamo, a cui cerchiamo di far capire che la convivenza è una cosa bella ma impegnativa, e quindi lo shakeramento è uno shakeramento psicologico. Ovviamente, lungi da me creare disguidi sul mio canale, no, noi crediamo che la violenza non sia assolutamente da adottare con nessuno, meno che meno con i bambini. Comunque vado a spogliarmi, non so se riusciremo a vederci ancora, stasera non cucinerò neanche niente di particolare, quindi non vi farò probabilmente neanche vedere una ricettina. Io per ora vi saluto e ci vediamo tra qualche secondo. Ciao ragazzi, buongiorno, buon sabato mattina per me, per voi no ovviamente. Io sono le ore 10:35, sono sveglia da un po', ho già fatto un po' di cose a casa, ma ho la sensazione che sia mezzogiorno. Non so se capita anche a voi quando magari vi svegliate un po' presto e insomma iniziate a mettervi subito in pista, e tutto il giorno che guardo l'orologio, tutta la mattina che guardo l'orologio, dico cavoli è tardi, e invece no, non è tardi. Sto sistemando un po', non mi sono data degli obiettivi se non quello di togliere un po' di caos in giro. Domani avremo una grigliata con degli amici, quindi devo andare anche a fare un po' di spesa, oggi c'è la finale del torneo di Federico, insomma una serie di cose, quindi non mi sono data degli obiettivi. Unico obiettivo che so già che bucherò probabilmente è quello di riordinare il mobiletto che nel video precedente abbiamo pitturato. E adesso io sono un attimo fuori, sto facendo una pausa, ho lavato i capelli stamattina e non li ho asciugati col phon perché fa davvero caldissimo. Quando avevo i capelli lunghi non era un problema perché si asciugavano all'aria, ce li ho mossi, erano graziosi comunque, chissà come saranno, però non importa, male che vada li leggo, tanto ripeto, fa caldo, caldo, caldo. Intanto volevo comunque salutarvi perché mi sentivo un po' sola e mi fate sempre un po' di compagnia, e noi ci vediamo dopo. Allora ragazzi, io sto continuando a sistemare, sono in lavanderia perché volevo farvi vedere dei prodottini finiti che ho tolto dal bagno. Li ho tolti io perché in questa casa sembra che io sia l'unica dotata di mani, boh, non lo so, le cose finiscono, le lasciano lì e poi si lamentano: mamma, manca il bagnoschiuma, amo, manca lo shampoo. E quindi adesso stavo pulendo i bagni, sono andata a raccattare tutto quello che è terminato, vi faccio vedere qualche prodottino, di qualcosa ve ne ho già parlato sicuramente, quantomeno credo quando l'ho acquistato, però adesso sono finiti, quindi li abbiamo utilizzati e ve ne parlo un attimo. Allora, prodotti terminati pochini, vedete sono questi. Inizio con le saponette che sono qua, questa è proprio finita, nel senso che quando vado a insaponarmi non fa neanche più schiuma. Questa invece ho deciso, beh, è finita anche lei, però ho deciso di eliminarla. Parto da lei perché ho deciso di eliminarla. Allora, sto parlando di questa saponetta, avevo conservato anche l'incarto di modo da farvi vedere bene. Allora, inizialmente aveva un profumo fantastico, andando avanti ha perso il profumo, sono passati più o meno 2 o 3 mesi da quando l'ho acquistata, non fa più neanche tanta schiuma, di solito questa qui ce l'ho nella doccia, mentre l'altra ce l'ho sulla vasca, quindi questa qua la uso un po' meno, quindi diciamo che è durata 3 mesi, considerate lavandomi 2 volte a settimana in quella doccia perché sono le volte che vado a lavare i capelli. Comunque vi dicevo, sì, all'inizio mi era piaciuta molto, profumo di rosa, ma andando avanti ha perso il profumo e anche secondo me il
potere lavante. Era della Green Pharmacy, rosa damasco e burro di qualcosa, non lo so, insomma, non la comprate, se posso dire la mia. Invece questa qui che ho terminato e che andrò subito a ricomprare è questa della Perlier alla lavanda. Questa ragazzi ha un profumo fantastico, unica cosa è che davvero un po' tira la pelle quando si finisce di utilizzare, quindi bisogna per forza andare ad idratare con un olio come faccio io o con qualche altra cosa, con una crema, con una schiuma, insomma bisogna idratare poi la pelle dopo averla utilizzata, ma profumo favoloso e lava benissimo. Poi, allora, passiamo a questo bagnoschiuma. Bagnoschiuma che si trovava nella doccia dei bambini, quindi che utilizzano molto poco, perché, come sapete, i miei bambini giocano a calcio e quindi 4 volte a settimana fanno la doccia al campo, quindi questa qui è durata un bel po', anche perché era l'edizione natalizia che avevo comprato qualche mese dopo, credo o a fine gennaio o massimo a metà febbraio, ha un profumo comunque favoloso, l'ho provata inizialmente io e devo dire che anche molto idratante, idrata bene, tant'è che io la usavo nella doccia dopo aver utilizzato la saponetta della Green Pharmacy, che comunque non dà quell'effetto di pelle che tira. Poi altri prodotti, ops, questo stava cadendo. Allora, questo That's Banana di Sien, una maschera per capelli, questa l'ho comprata l'anno scorso, non l'ho utilizzata ovviamente da un anno, cioè in tutto l'anno, scusate, ma l'ho utilizzata appena l'ho acquistata e l'ho terminata in questi mesi. Ha un power di 12 mesi, quindi insomma, perché l'ho utilizzata? Non l'ho utilizzata subito, non l'ho finita subito quando l'ho acquistata, perché a mio avviso la banana è un profumo un po' estivo e quindi questa si è prestata bene fino a ottobre, dopodiché ho ricominciato ad utilizzarla da aprile. È molto bella, un profumo buonissimo, la sensazione è quella che districa i capelli in maniera perfetta e li lascia anche molto morbidi. Nel caso Lidl dovesse riproporla, penso proprio che la comprerò, anche se mi sembra che abbia fatto della linea That's Banana proprio una linea e non un prodotto stagionale. Poi questo Pantene Rigenera e Protegge, ve ne ho parlato ormai tantissimo, diciamo che non è proprio il mio preferito, perché il mio preferito è quello verde, ma il profumo è favoloso, anche lui districa benissimo i capelli e li lascia morbidi, forse un po' meno di questo, però insomma mi è piaciuto molto, anche questo l'avevo comprato in offerta e diciamo che se mai dovessi ritrovarlo in offerta sicuramente lo ricomprerò. Ultimo prodotto che voglio farvi vedere è questo shampoo alle 7 erbe per uso quotidiano di Sien, anche questo mi è piaciuto davvero tanto, mi è piaciuto il profumo, ha un effetto pulente top, favoloso, davvero fa molto bene il suo mestiere, il profumo, ripeto, mi è piaciuto e quindi questo qui penso che se dovessi capitare da Lidl e dovessi trovarlo sicuramente lo ricompro. Ok, ve li ho mostrati, adesso vado avanti, continuo a pulire, nel frattempo si è fatto le 11:30, quindi il tempo comunque vola. E adesso, se guardo l'orologio da adesso in poi, posso dire che è tardi, però mi sono persa un po' via perché sono andata a togliere un po' di ragnatele in tutta la casa. Ieri sera mio marito mi ha detto, amo, e gli ho detto, dimmi, ci manca solo Casper? Al momento non ho capito in che senso ci manca solo Casper, e lui, sì, il fantasma, perché siamo pieni di ragnatele e quindi stamattina sono andata a toglierle, anche se io le tolgo spesso, di solito non uccido i ragni, li faccio scappare,
Oggi li ho intrappolati nell'aspirapolvere perché purtroppo così era, e devo dire che in realtà i ragni ci aiutano e trattengono tutte le zanzare, perché in tutte le ragnatele che ho tolto, soprattutto al piano di sotto, c'erano tutti i cadaveri degli insetti intrappolati all'interno delle ragnatele. Mi è un po' dispiaciuto, però insomma bisognava farlo e l'ho fatto. Vado, continuo a lavorare e noi ci vediamo dopo. Ok, allora ragazzi, capelli che, come vi ho detto, si sono asciugati senza piega. Non lo so, sono un po' indecisa se mi piacciono, forse sono ancora un po' corti, si gonfiano ancora un po' qui. Fatemi sapere voi se vi piacciono in questo modo un po' wild. Comunque adesso andrò a legarli perché tanto fa caldissimo. Volevo salutarvi, volevo ringraziarvi per avermi seguita, spero di avervi fatto un po' di compagnia. Se siete passati sul mio canale per caso, non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi e attivate la campanella. Dico di attivare la campanella anche a voi che mi seguite sempre con affetto, perché come avete visto da un mese a questa parte ho cambiato un po' la programmazione. O pubblico al mattino o pubblico al pomeriggio, cerco di tenere sempre lunedì e giovedì come giorni di programmazione, però voi attivate la campanella così appena esce il video potete andare a vederlo e a salutarmi. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.